saluto a tutti i telespettatori dal vostro amatissimo, instancabile e preziosissimo Angelo Ioppolo. Non ci resta che rimettere la giacca, perché è finito il carnevale di Sciacca. Anzi, come si dice dalle nostre parti, agnello e suco e finiù babbio. E chi babbio? E allora come, dove, quando e perché? Il servizio. Ciao, questa sera cosa fai? Ci vieni al carnevale? Ma dove, in Brasile? No, a Sciacca! Ah sì, va bene, ok, andiamo a festeggiare. Ci vediamo al solito posto? Sì, in piazza Scandaliato. Ma non c'è nessuna festa, ma ho capito bene? Sì, hai capito bene. No, hai capito male. Io mi trovo in piazza Scandaliato, ma non c'è nessuno. E allora, come disse la bottiglia di champagne, mi hanno preso per il culo? Come disse il cerchio al triangolo, qui qualcosa non quadra! E come disse Pentolina all'uovo, torniamo al sodo. Lei, come mai qua a Sciacca? Sì, salve, buonasera a tutti anzitutto. Sciacca, dicevo, è il centro del carnevale siciliano e qui ci si diverte un mondo. Di questo cambiamento di zona, lei cosa ne pensa? Per me è una cosa favorevole, c'è più spazio, abbiamo la possibilità appunto di camminare sui marciapiedi. E come, dove, quando e perché? Puoi ripetere la domanda, per favore? Come, dove, quando e perché? E allora, come, diciamo che anzitutto qui siamo in un'atmosfera molto molto bella, come puoi vedere il palco è montato veramente fatto bene, poi abbiamo delle strade belle spaziose, ci sono pure gli stand dei bar, insomma un'organizzazione perfetta. Camera Zen, siete veramente ragazzi in gamba, buon divertimento e buon carnevale anche a voi. Ti ringraziamo il signor... Domenico. Grazie Domenica. Sì, buonanotte. Silenzio DJ, silenzio. Signora, io sono Angelo Ioppolo, Teleagas, Camera Zen, e allora Sciacca, carnevale, musica, allegria e... Ma mi coglie di sorpresa, comunque è allegria, l'ha detto già lei, non riesco a trovare altri termini. Signora, lei si è spiegata come un tovagliolo, grazie. Telecameraman, abbiamo trovato qualcuno che ci conosce, lei anche a Sciacca? Purtroppo sì. Vogliamo capire un po', ma l'uovo è sodo o no? È sodo. E come mai? È sodo. Saluto a tutti e arrivo a Emanuele, che sono amici miei strettissimi, e a Giuseppe che sta dietro la telecamera. Un saluto da... da Nico. E tra tutta questa gente che c'è qua, abbiamo capito chi è il fratello nascosto di Gullit. Buonasera. Lei olandese? No, io speak americano. Giusto, grazie. E aspettiamo un altro carro tra questi che sono qua. Aspetta. Dopo questo che è passato, questo carro che ho dietro, mi aspettiamo una... Scusa. Come cavolo ti Cocorito, per me che va palau, è scampata tanta guerra, solo un paio con pasqual, Cocorito sempre vivo, non mi resta mai più niente.
dico, oh, ma che farò vedete? Sono rimasto sulle penne non sei gialle, ma è puro balbuziente, e cagaglio pappa valle, cocorito, cocorito, con una scilla di legname, deperito, deperito, e non lo c'è gialle fama. Cocorito, cocorito, e non c'è pappa valle. O Sarracina, o Sarracina, bello aglione, o Sarracina, tutte te me la fanno mura. Ma qua abbiamo una persona che forse è grigia, forse grigentina? Forse, dai paraggi, sì. È grigentina lei? Grigentino puro. Da dove viene? Da Agrigento. Agrigentina, quindi. Agrigentina da Agrigento. Vuole salutare qualcuno in particolare? Sì, il mio amico Maurizio, dottore della caffetteria Nobile, e tutto il completo. E ora intervistiamo una nota macelleria di Sciacca. Ecco, una macelleria che è conosciuta qua. Signor macellaio, come va? Tutto bene? La salsiccia è finita, ti posso dare cinque di maiale, bisecca di vitello, involtini di pollo, questo ti posso dare, la salsiccia non gira più, mi dispiace. Mi dica una cosa, come mai lei è qua e non è a Piazza Scandagliato? Piazza Scandagliato purtroppo per quest'anno non c'è stata concessa per motivi, non lo so quali siano i motivi veri e propri. Comunque sappiamo che tutta recintata non è agibile, quindi non è stato possibile fare il carnevale là sopra, al centro, come solitamente si fa. Comunque è sempre riuscita la festa, no? Sì, è sempre una bella festa e porta sempre tanta bella gente in questo paese. Saluto tutta l'amministrazione comunale di Sciacca.